Con qualche frase pescarese, possibilmente, non parolaccia. Meglio che non lo dico, perché a me quella che mi piace mi dicono che la posso dire. Inizia per fregat e poi continua in un'altra maniera, però mi piace tanto quando dicono ngu, fregat, ngungu, quella roba lì, insomma, che non diremo, però l'hanno già capita. Sicuramente. La vuole dire lei? No, una signora. Fregat, una signora non le dice, ma no. Fregat. Non le dico neanche lontana dal microfono. Si dice prima fregat e poi ngu, o prima ngu e poi fregat? Prima fregate e poi tutto è iniziato da qui, dal simpatico siparietto tra Fiorello a Pescara per ricevere il Pegaso d'oro dei premi Flaiano e la nostra collega Gigliole De Mondo, che ha posto una domanda al fiore nazionale sul dialetto abruzzese e su alcune parole che ha fatto diventare un tormentone. Direttore tra un po' lo dice, tra un po' guarda. Fiorello però non è riuscito, come visto, a far pronunciare la parola principe del dialetto alla collega, che per una sorta di pudore è riuscita anche a fermare l'insistenza bonaria di Fiorello. Ci pensa una gioielleria di Pescara Porta Nuova, Adele Rolando, che è specializzata in bracciali con le tipiche frasi e parole abruzzesi e pescaresi. Una storia che inizia in pieno Covid, quando Adele, costretta a casa, ha pensato a questa simpatica iniziativa. Ora il desiderio di Adele e del marito Giulio è quello di poter regalare a Fiorello un fregate. Ciao! In un braccialetto personalizzato proprio per lui. Fiorello, ciao! Noi siamo qui a Pescara Porta Nuova e siamo stati proprio felici e orgogliosi che a te piace questa frase. E saremmo onorati se tu portassi uno di questi bracciali. Vogliamo spedirtelo. E alla telecamera di Carmine Di Cecco, con tutta la sfrontatezza del caso, ci salutiamo con una caspita che bel braccialetto. Fregate. Solo no. Fregate. Solo fregate. No. Solo fre. No. Fre. No. Fr. No. F. No. Ngu. No. Niente, ciao.